Smooch. E tre mediterranei. Il gruppo storico degli anni. Mediterraneo che cos'era? Che gruppo era? Nina Tinè. E che gruppo era? Ma è un gruppo che si formò a Milano nell'80. Un gruppo musicale? No, no, gruppo di artisti. Ah, di artisti. Pittori. Ah, ecco. E si fece sto gruppo qua a Milano, dove c'era anche Carlo Filosa, Nino Giulietti, Nuccio Bolignano, e c'era Nuccio e Maurizio Martino e Nuccio Schepis. Perché abbiamo vissuto tutti per un certo periodo a Milano. Io vivo tuttora, là, dal 77. E allora ci rincontriamo ogni tanto. Quindi è stata una bella rimpatriata questa. Sì, sì, sì. Oggi è una casualità che ci siamo incontrati. Comunque il piacere di rinverdire certi ricordi che risalgono alla fine degli anni 70. Bene, rinverdiamoli allora. Allora, i Bronzi, la parte dell'anima dei Bronzi, il respiro dei Bronzi, c'è anche un po' dell'anima tua lì, perché comunque abbiamo seguito il percorso della restaurazione. Adesso qua Piazza De Nava vuole essere rifatta davanti al museo. Questo è il tema del gioco, che bello, io pure sono convinto. Bello, sicuramente sono sicuro che faranno un ottimo lavoro, almeno lo spero. Io sono un ottimista. Ecco, però parliamo di questo gruppo insieme ai tuoi amici. Rani, la Filosa, Filosa che è un pittore. Nato a Milano, e qui abbiamo anche il maestro Minnella, Tinà con appena già parlato. Poi purtroppo qualcuno ci ha lasciati, Carlo Filosa e Nino Giulietti, e poi Bolignano e Maurizio Martino. Comunque si sente l'esigenza di formare questi gruppi, che a Reggio, io lo vedo anche da giornalista, non ci sono più tipo caffè letterari. Perché non ci possono essere più? Il tempo, non nasce più nessun eroe, non nasce più nessun artista nuovo, perché non è più il momento di comunicazione, il momento storico, perché nasca una cosa, perché il telefonino ha rovinato tutte le relazioni, per cui automaticamente quello che è stato deve essere rivalutato e studiato, perché un altro Versace, un altro gruppo mediterraneo, un altro, non può salire, non può esistere. Ma noi ci incontravamo. Però non quelle, perché quelle erano ancora piene di valori, piene di ricerca, piene di cose, voglia di vivere. Ora è la cosa è molto... Cioè, siamo un po' romantici però. I tempi erano giusti. Noi ci frequentavamo a Milano, a Brera. E il gruppo è nato dopo tante conversazioni. Non si messaggiava. Assolutamente, trascorravamo ore, parlavamo d'arte, e alla fine è nato spontaneamente l'esigenza di fondare questo gruppo. Il gruppo è nato in un periodo in cui c'era la formazione di diversi gruppi, iniziando con la Transavanguardia, gli Aniconici, i Nuovi portati da Barilli e questa gente qua. Perciò c'era questo momento in cui si sentiva la necessità di un'aggregazione di artisti, ma proprio per il recupero della pittura, indipendentemente dallo stile, perché non era questa la finalità, ma il ritorno al piacere del dipingere. Tant'è vero che c'erano diverse, le personalità di ognuno di noi erano completamente diverse. Ci si incontrava al Bar Giamaica Brera, locale che ha visto tutta la storia del Novecento, con grandi artisti, da Manzoni a Fontana, Bonalumi, Castellani, e come per una sorta di magia ti caricava quell'atmosfera. Ed è nato il gruppo dei Mediterranei, che ci presentò la prima mostra. La prima mostra fu alla Forarte, tutta nostra, con un programma, un manifesto programmatico. Poi il gruppo fu seguito dal compianto e bravissimo storico e critico Lucio Barbera di Messina. Ci scrissero. Ma adesso i gruppi si formano su internet.
Manca il rapporto umano. Quindi secondo voi il vero problema è che siamo troppo individualisti in questo momento storico? Ci si indirizza verso un individualismo esatto. Ognuno si crede più bravo dell'altro, invece poi non ama neanche confrontarsi. Questo non lo possiamo dire, poi è molto soggettivo, quindi dire questo però, no. Così superficialmente è così, si ha troppa presunzione e troppa arroganza. Ma come diceva il maestro Minnella, giustamente i tempi erano tempi fertili allora, erano i tempi giusti. Cioè, senza soldi in tasca noi eravamo comunque bravissimo, eravamo riuscivamo a creare e avevamo questo grande entusiasmo, l'entusiasmo di comunicare, confrontarci e questo e di fare arte soprattutto. Cioè, parlavamo d'arte, le nostre conversazioni erano basate solamente sull'arte. Io parlerei anche giorni e giorni senza mai fermarmi. Romantici, eravamo dei romantici, noi vivevamo intensamente questo rapporto, intanto molto affettivo e poi ci univa il discorso dell'arte. Carlo Filosa è stato il nostro professore al liceo artistico, quindi più generazioni. Ma ho visto un bellissimo dipinto nella galleria Toma di Filosa, bellissimo. Carlo Filosa è un grande artista, grande artista. Il dramma oggi sai qual è? È che è il sistema che fa l'arte. Una volta era l'arte che faceva il sistema. Di conseguenza, essendo una... Un po' di Picasso però, Attinato. Sì. Molto di Picasso. Me lo dicono sempre. Molto. Siccome non parlavano continuiamo. Perciò oggi l'arte è creata dal sistema. L'arte è creata dal sistema. Oggi l'arte rientra in una nicchia ben precisa dove poche e grandi gallerie determinano il valore economico di un artista, indipendentemente dalla qualità, perché si vedono tantissime cose. E questa è una polemica che proprio di questi due giorni su un'intervista che ha fatto Achille Bonitoliva. No? Che diceva? E diceva proprio questo, che è il sistema, cioè l'artista è l'ultima cosa, non c'entra più niente. È una provocazione, ma è anche vero che senza l'artista non c'è niente. Però il sistema si è appropriato. Il sistema ti convince. Nuccio, chiudiamo con te questa bellissima chiacchierata. Pablo Picasso ce l'abbiamo qua. Nuccio, i bronzi, mi diceva Giuseppe Nicolodi, alla fine non li conosce nessuno. Smentiamo. Però si può fare di più, forse era questa la provocazione. Ma ti posso dire una cosa? Ognuno di noi deve fare qualcosa. Cioè, chi ama l'arte la va a cercare. Loro sono qui, si è pubblicizzato. Lo sanno, gli addetti ai lavori lo conoscono. Però non ci sono i voli, non ci sono l'accoglienza, tutto quello mancano i posti letto. Allora, credimi, in tutte queste io ho solamente fino ad oggi parlato solo dei bronzi. Questa è politica, è vero. Quindi questa non... Cioè, mi interessa perché mi interessa anche praticamente non poter viaggiare facilmente perché mi devo spostare. Però la bellezza dei bronzi, diciamo, è indiscutibile. Lasciamo solamente la bellezza dei bronzi e quello che trasmettono. Anzi, se non l'avete visto, guardate Memory su Rai Play e ora faccio un piccolo racconto di queste due grandi. Ecco, sintetizzaci il respiro, il sospiro dei bronzi. Ma sai, ne ho parlato ormai tanto che forse alla fine è stanco. No, non stanco, assolutamente. No, sono io che poi mi sembra di stancare. È stato uno dei momenti, dei tanti momenti, non solo, e che alla fine hanno rimarcato questo momento perché ne ho parlato. Ma i momenti in 4 anni, le emozioni sono state infinite. Quello mi ha colpito. In effetti lo so, ha colpito tantissimi. Ha colpito, pensa a me, che ero lì in quel laboratorio e aspettavo quel momento. Non sapevo cosa sarebbe successo. Però quel giorno, magicamente, quella sera, bronzo ha respirato. Bene, allora mi allontano, mettetevi il bronzo ha respirato. Ecco qua, i ragazzi del gruppo Mediterraneo. Eccoli qua. Oh. Vabbè, ma chi non c'è viene portato un po' nell'anima nostra. Sì, certo, con noi. Ecco. Sono sempre, saranno sempre con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie maestro. E complimenti per la tua arte. No, grazie. Complimenti per la tua arte. Tu sei molto bravo. Sei molto bravo. Grazie. Sei molto bravo. Io mi complimento. Grazie. Grazie a te.